Ciao, grazie a tutti, grazie di essere venuti da me. Ma figurati, è un piacere, e soprattutto tu sei uno dei veterani di questo sport, non solo in Italia ma anche nel mondiale, e di campionati internazionali d'Italia te ne sei fatti davvero tanto. Quest'anno fai l'ennesimo, un campionato che presenta una lista di partenti veramente straordinaria, quasi fosse un Gran Premio d'Italia, un mondiale, e soprattutto una lista di premi finale, un montepremi davvero davvero eccezionale, 120.000 euro. Ci parli solo un attimo di questa internazionale d'Italia 2015, Sidi? Ma sì, sono le gare perfette prima del mondiale, perché testiamo tutto, dalla moto al fisico, e poi partiamo qua da Riola a Sardo, che è la base della preparazione invernale di tutti i piloti, perché in Sardegna si sta bene. E poi dopo andiamo a Castiglione del Lago, una pista da mondiale che non ha bisogno di presentazioni. E poi andiamo a Ottaviano, pista nuova, uno scenario veramente bello, perché i ragazzi di Ottaviano stanno lavorando tantissimo. Quindi sono tre gare che ne vale la pena esserci, a vederle e partecipare. Ah, innanzitutto tu sei uno che fermo proprio non ci sa stare, sei in eterna trasformazione, in continua trasformazione, da pilota a pilota team manager, adesso pilota team manager, e cominci a fare anche preparatore, allenatore dei piloti. Abbiamo visto con i ragazzini, sei davvero straordinario. Ci parli un attimo di questa nuova avventura? Ma sì, è un progetto che avevo sempre in mente, fare crescere dei giovani, e siamo partiti l'anno scorso creando il team per me. Continuiamo a fare il mondiale MSGP con me, e in più adesso abbiamo Andrea Zanotti, che è sicuramente uno dei migliori talenti in Italia, ha vinto l'anno scorso il campionato italiano minicross, quindi non ha bisogno di presentazioni anche lui. È molto giovane, ha 14 anni, quindi deve veramente crescere, però stiamo lavorando. Sicuramente il primo anno non sarà facile, però speriamo per il futuro. E poi da quest'anno, dal 2015, organizziamo il DP19 Academy, che sono tre giorni di scuola per capire cosa c'è in Italia, se c'è qualche giovane che ha veramente il talento di diventare un Cairoli, un Philippars, un Chicco Chiodi, un Andrea Bartolini. E tanti altri ne abbiamo. Senti, allora, in bocca al lupo per la gara di domani, per tutto il campionato e anche per il futuro. E intanto...